Ma che siamo tutti matti? Il mio viaggio dalla terra del comunismo a quella che rappresenta l'emblema del capitalismo. Vi confesso che sono un affarista senza scrupoli, figliol prodigo di genitori socialisti del paese di Dio, Kerala, in India. Grazie alle scuole cattoliche, gestite dai missionari portati dai colonizzatori europei, nel Kerala i comunisti sono stati democraticamente eletti per più di mezzo secolo e Marx, Lenin, Stalin, il Che, vengono venerati dal nostro popolo come fossero delle divinità di massimo rilievo. Anche se apparteniamo alla classe media, i miei genitori, che erano entrambi insegnanti, non si sono mai concessi il lusso di andare in vacanza. Così ho passato la maggior parte delle vacanze scolastiche nella biblioteca del college di papà, leggendo diari di viaggio occidentali. Non avevamo una TV e l'unico film che mi hanno portato a vedere al cinema è stato quello su Gandhi. Per ironia della sorte, alla fine sono diventato il responsabile globale dell'APM presso la più grande catena di cinema al mondo, AMC Theaters, di proprietà dell'uomo più ricco della Cina di un tempo. Come risultato della mia liberazione, o forse come atto di vendetta per gli ultimi due decenni, ho sperperato i soldi che mia moglie aveva guadagnato inseguendo uccelli e brandendo la mia macchina fotografica nelle aree naturali incontaminate di 20 paesi del mondo. Grazie al programma di leadership esecutivo cinese GIFT, Executive Leadership Program, nei campi di sterminio della Cambogia, ho trovato conforto facendo trekking nelle giungle di Chiang Mai e Chiang Rai, Laos, Myanmar, alla ricerca del vino di serpente. Mentre sorseggiavo il vino di serpente, mi chiedevo come mai questi paesi ricchi di risorse si impoveriscano. Secondo la ricerca di Hernando de Soto, questi paesi hanno più ricchezza dei 12 principali mercati azionari occidentali messi insieme. Eppure questi paesi sono economicamente colonizzati dalla Cina e chiedono l'elemosina agli enti di beneficenza occidentali che cercano di trasformare la loro colpa in ambientalismo d'accatto. Nell'era della nuova normalità, il mondo sta perdendo fiducia per via di questa deregolata stampa di moneta di Stato, mentre ironicamente un utile metallo giallo, l'oro, sta diventando di nuovo il gold standard per stabilire la ricchezza effettiva delle nazioni e dei ricchi sfondati. Per più di un secolo, gli Stati Uniti hanno risucchiato la maggior parte della riserva d'oro dichiarata dal pianeta, circa 8.000 tonnellate metriche. Dietro di loro le vecchie guardie europee detengono complessivamente altre 10.000 tonnellate. Che ci crediate o no, secondo il World Gold Council, i più poveri tra gli indiani nascondono illegalmente più di 25.000 tonnellate di quello stesso inutile metallo giallo sotto i loro materassi. Mentre cercavo risposte a Il mistero del capitale, sono diventato un adoratore di Hernando de Soto e del suo libro Il mistero del capitale, perché il capitalismo ha trionfato in Occidente e ha fallito nel resto del mondo. Vorrei condividere alcune delle mie esperienze personali su questo mistero. I miei genitori hanno impiegato quasi tre decenni per costruire la loro casa dopo aver risparmiato il 97% del costo di costruzione. Ci è voluto un altro decennio per ripagare il restante 3%, ad un tasso di interesse del 30% dagli strozzini. Essendo un prodigo affarista senza scrupoli, non ho risparmiato quasi niente fino ad oggi. Ad essere sincero, ho avuto poca fiducia in quel pezzo di carta senza senso sul quale figura il motto «In God we trust». Durante lo tsunami economico del 2008, mentre tutti si impegnavano a ridurre la leva finanziaria, io sono diventato la quintessenza di Gordon Gekko e ho cercato di sfruttare il capitalismo. Sono riuscito ad accaparrarmi due proprietà iconiche in Nord America, valutate più di $1 milione, in rapida successione in 2 anni. Ho preso un prestito ipotecario al 97%,
e in pochi mesi l'ho rifinanziato incassando oltre il 1000% dell'acconto per un prestito convenientissimo di 30 anni a un tasso di interesse all'incirca del 3%. Contrariamente al buon senso comune, ho anche considerato le scommesse sui mercati internazionali e sulle acque torbide delle valute. La qualcosa mi ha ripagato in modo esponenziale. Ho visitato anche la Cina un paio di volte. Oltre al mio programma di leadership esecutiva cinese, GIFT, ero anche responsabile del PMI. Ho capitalizzato l'esplosivo mercato dell'ingegneria finanziaria estrema e dallo tsunami economico del 2008 mi sono reinventato una carriera EPM, finendo nel mondo delle Big Four. Più osservavo il mondo della finanza in Occidente, più cresceva la mia disillusione. Le termiti dell'ingegneria finanziaria hanno infestato il sistema capitalistico occidentale costruito da Roosevelt, che sta quindi crollando come un castello di carte. L'autoritarismo comunista cinese sta colonizzando economicamente il mondo attraverso la diplomazia della trappola del debito. Dopo due decenni, sembra che dovrò cavalcare di nuovo attraverso la strada della furia di Mad Max e arrampicarmi sulle macerie capitalistiche dell'eredità di Roosevelt.